Allora Luca, io comincio dicendo che comunque Ostia non è un territorio mafioso, il Oh, belle 99,99% parole. delle persone che vivono su quel territorio sono persone per Beh, bene. questo È chiaro che ci sono dei problemi, ci sono stati, ma riguardano veramente situazioni marginali che poi sono state amplificate in modo enorme per i fatti che abbiamo comunque visto. E questo lo devo dire perché c'è bisogno di recuperare la reputazione di quel posto, prima di tutto. Lo deve però fare chi ha il interesse a sgridare così tanto Ostia? Ma È io questa credo che la domanda che io mi faccio, perché poi abbiano domande me ne abbiamo scaricato. spesso. No, abbiano Secondo me, che è scaricato. poi anche un abitante di Ostia, tra Siamo. l'altro. Prego, Paolo Hanno delle Ferrara. responsabilità politiche tutti i partiti che hanno scaricato su quel territorio la necessità di fare campagne elettorali. Hanno responsabilità sicuramente il Comune di Roma, ma anche lo Stato che è mancato in quel territorio per tanti anni. Le inchieste Alba Nuova, anche Mafia Capitale, che sono comunque che si possono leggere, io le ho lette, dicono chiaramente che in quel territorio lo Stato è mancato per anni. Questo famoso aeroporto di Fiumicino che è così vicino, perché comunque era scritto che serviva a trasportare chili e chili di droga ad Ostia, perché comunque era diventato anche un centro Certo. del narcotraffico, sono venuti tutti, Triassi, Fasciani, tutti i clan sono passati, Contrera, gli Spada, è così vicino, però poi per arrivare a Ostia devi arrivare prima a Roma, prendere il treno che va a Roma, arrivare a Piramide e prendere la Roma Lido per tornare a Ostia, per cui quello spazio di pochi chilometri diventa per un turista qualcosa Impossibile. Un di viaggio enorme. impercorribile, è un viaggio enorme, per cui questo è il primo aspetto che vorrei sottolineare. Detto questo, credo che ci sia bisogno sicuramente di investimenti in quel territorio. Noi avevamo fatto un'operazione, ti ricordi la famosa testata del al giornalista Sì, Nemo, fuori alla sì, palestra degli Roberto Spada? La Spada palestra nominato degli così. Spada era una palestra che dava servizi, perché mancavano i servizi del Comune di Roma. I ragazzi andavano in quella palestra e portavano i loro figli là dentro. È stata chiusa giustamente perché c'era quella gente dentro e perché comunque c'erano tante situazioni. Dopodiché poi noi abbiamo realizzato lì il più grande skate park d'Europa. A pochi centinaia di metri, dove adesso i ragazzi di Piazza Gaspari, insieme a quelli di Milano e a quelli che vengono anche dalla Spagna, perché comunque essendo un impianto comunque con delle caratteristiche molto importanti, vengono lì, vengono dai Parioli, insieme ai ragazzi di Piazza Gaspari fanno sport liberamente in un posto aperto. Io credo che questo sia un successo e credo che l'amministrazione debba continuare a investire in questo modo, in quel luogo. Dopodiché gli interessi erano chiarissimi, c'era il narcotraffico negli anni 80, anni 90, dopodiché poi gli interessi si sono spostati sulle spiagge perché comunque sono soldi veri, l'abbiamo Puliti, visto, gli certo. Spada sono arrivati sulle spiagge, i Fasciani sono arrivati sulle spiagge, i Triassi sono arrivati sulle spiagge, erano soldi veri e lì hanno trovato terreno fertile perché comunque anche la politica è mancata, questo dobbiamo dirlo, è un dato di fatto. Adesso credo che il problema vero ancora non è superato su quel territorio, perché lo dico? Perché l'amministrazione ha fatto degli investimenti importanti per gestire quelle spiagge, ma l'amministrazione non è in grado di dare al 100% servizi. Non ha È il un po' quello che know-how stava per dicendo poterlo Abani, fare. È insomma. chiaro che devono fare dei bandi pubblici. Per fare dei bandi pubblici bisogna approvare il PUA in Regione Lazio. Deve ritornare perché oggi tu puoi gestire quelle spiagge e fare un bando dando anche i servizi di somministrazione solo se tu approvi il PUA. Se no oggi fai dei bandi anche economici. E questo è quello che sta scontando in questo momento il municipio, che fa dei bandi su delle spiagge dove fa mettere solamente l'ombrello dei lettini. Sono anti-economici, non partecipa nessuno. E di fatto vanno deserti e non ci danno i servizi, perché poi devono rincorrere i servizi. Noi avevamo presentato un modello che era un pacchetto che non era perfetto, però perlomeno dava un minimo di servizi garantiti. Ecco, io dico che secondo me le responsabilità oggi che stiamo pagando, anche l'amministrazione attuale, sono figlie comunque di un percorso di anni dove le amministrazioni sono mancate, hanno in qualche modo messo in moto meccanismi anche non legali di assegnazione delle spiagge, diciamo, perché venivano Molto date chiaro. con convenzioni prima. Attenzione, la spiaggia si dà con una concessione demaniale marittima. Negli anni venivano dati con convenzione, facevano un foglietto dove scrivevano tra le parti, faccio una convenzione, prendi la spiaggia e guadagni 300-600 mila euro all'anno. Questo sistema è stato smantellato dopo Mafia Capitale, perché c'è stato un commissariamento per mafia in quel municipio dove i prefetti hanno aperto i cassetti, hanno smantellato quella modalità di Sassone, dare spiagge. Oggi la storia. per poter ritornare a dei servizi e a delle assegnazioni che siano comunque utili alla città e siano legali, c'è bisogno dell'approvazione del PUA in Regione Lazio. Il PUA che noi abbiamo portato è stato approvato da loro in Assemblea Capitolina con alcune modifiche, però garantiva comunque quei paletti essenziali. Trasparenza, No, insomma. c'erano dei paletti essenziali, che era l'abbattimento del cemento, è rimasto, devo dirlo. Noi l'abbiamo votato in Assemblea Capitolina perché rispettava quel meccanismo, l'abbattimento del cemento. Per riportare le spiagge comunque anche libero accesso in Anche la qualche veduta, modo, insomma. la veduta sul mare, e gli altri elementi erano il fatto che comunque dovessero andare a bando, perché l'Unione Europea ci chiede questo e perché comunque secondo me la concorrenza in quel caso può sicuramente portare investimenti importanti, però
per riqualificare le spiagge, ma per cambiare un modello economico che è vecchio ormai. Certo. Ricordo solo una cosa e concludo, Luca. Sì. Il modello che nelle inchieste ha funzionato era il modello che i clan proponevano sulle spiagge libere. I soldi veri li guadagnavano con i chioschi sulle spiagge libere. Si prendevano le spiagge libere, ci mettevano il chiosco e lavoravano 24 ore su 24 d'estate e facevano una barca di soldi con quelle spiagge. Il modello delle cabine, del cemento, di tutti questi ristoranti, un modello passato che non funziona più. Se vai a Barcelloneta, hanno riqualificato il lungomare di Barcellona in questo modo, hanno levato tutto. Certo. Se vai nelle grandi capitali europee, ma anche quelle mondiali, non c'è più il cemento sulla spiaggia. La domanda che le faccio per andare in pubblicità, a parte la percezione della sicurezza, è che non è un cittadino di Ostia, quindi ricordiamolo questo, ma io se vado a fare un bando, cittadino normale, lo faccio o ho paura di farlo perché c'è la mafia? Guarda, noi quando... questo te lo dico, abbiamo fatto la riqualificazione della rotonda, per esempio, sì. Quando finisce la Cristoforo Colombo, la ditta che ha vinto hanno dovuto mettere dentro un carabiniere infiltrato perché era stata minacciata e gli avevano chiesto il pizzo. Esistono questi, queste situazioni, però attenzione, non stiamo parlando di cittadini e di persone che vivono quel territorio, stiamo parlando di criminali che ci sono da tutte le parti e comunque vanno in qualche modo perseguiti. È chiaro che ci sono delle difficoltà. Oggi devo dire che molta pulizia è stata fatta, perché comunque le inchieste, gli arresti, siamo andati molto avanti, però bisogna tenere alta l'attenzione perché vanno via questi e ne arrivano altri. Allora tu devi essere presente lì, perché se no non riusciamo a pagare.